Se ancora non vi è chiaro che cosa si può fare con la registrazione dello schermo all'interno di un'attività di storytelling, ecco alcune idee. Per esempio, si può chiedere ai nostri alunni di fare delle video ricerche, quindi invece di presentare al docente dei fogli magari stampati dopo un copia e incolla da Wikipedia, si può chiedere loro invece di fare una rielaborazione personale facendo la registrazione dello schermo e raccontando, supportandosi magari solo con delle immagini o dei link, quello che hanno trovato. Questo permette di fare dei lavori a più livelli, quindi anche di permettere degli approfondimenti oppure dei livelli più semplici per gli alunni in difficoltà. Questo rende l'attività altamente a favore dell'inclusione, ma a favore dell'inclusione anche in un altro modo. Si può chiedere ai nostri alunni di preparare una sorta di riassunto della lezione che hanno sentito in classe e delle cose che hanno imparato, al fine di rendere questi screencast come tutorial per gli alunni che erano assenti o che sono in difficoltà. In genere, quando gli alunni vengono coinvolti in queste attività, sono molto ricettivi. E poi, ovviamente, per sviluppare la creatività. Ma vediamo alcuni esempi concreti. Questo può essere un esempio di una ricerca fatta attraverso non tanto testo scritto, ma più che altro link, per esempio il tema qui era eroi di ieri, eroi di oggi, ed ecco che l'alunno ha creato una raccolta, in questo caso questa era una raccolta, era un Padlet, ma che poi è stato trasformato in un PDF, e ha messo soprattutto dei link con filmati interessanti. Eccone per esempio. Mandela, oppure con altri elementi, frasi citate. E allora ecco che l'alunno, scorrendo quello che è un lavoro che qui vedete abbastanza completo, ma è ricco comunque di elementi multimediali, può anche raccontarlo attraverso lo schermo. Questo, tra l'altro, limita i problemi di, come dire, difficoltà espositiva e anche di timidezza che in alcuni casi avviene, e dà però alla fine una grande soddisfazione agli alunni, perché il risultato finale è qualcosa che può essere considerato già un prodotto finito. Altro esempio, perché non chiedere un resoconto di viaggio attraverso uno story map prodotto che vedremo successivamente. Possiamo andare a chiedere di segnare su una cartina e indicare un percorso e arricchire questo percorso con indicazioni, racconti e anche elementi di conoscenza. Ecco un altro esempio in cui un altro prodotto, che vedremo anche in questo corso, che è Tool Builder, viene non solo mostrato come prodotto finito, ma raccontato. E quindi il viaggio, in questo caso più che un viaggio, è una raccolta di informazioni su un compito che è stato dato, che è sulla ricerca di informazioni ed elementi sui teatri d'opera, si arricchisce tra l'altro con la possibilità di mostrare. Magari in classe non avete una NIM, ma i ragazzi possono lavorare a casa e questo può essere una soluzione. Quindi vi raccontano il loro lavoro, il loro prodotto, il contenuto digitale. Senza andare in prodotti troppo complessi, si può anche creare una semplicissima presentazione. In questo caso la presentazione è una presentazione in cui ci sono diverse scelte possibili, quindi una sorta di libro game. E infine, perché non dare come compito una serie di immagini, una serie di immagini semplicissime, e dare come compito quelle di farle partire e chiedere ai nostri alunni di inventare una storia. Per esempio, io vedo questa ambientazione, descrivo le mie emozioni, che cosa immagino che possa essere
la situazione in questo momento, l'inizio di una storia, come può proseguire vedendo questa immagine, può essere fatto sotto forma di gioco, perché comunque la gamification ha una forte spinta motivazionale e al tempo stesso mi dà lo spunto per sviluppare la creatività. È un gioco non facile, ma può essere proprio una sfida. Prova una volta a costruire una storia con queste immagini, poi provaci di nuovo. Quando ti piace, allora raccontala semplicemente facendo scorrere le immagini e registrando lo schermo e la tua voce. Il mezzo è molto semplice, ma il risultato può essere veramente sorprendente.